Zelensky ha parlato di recente per quanto riguarda la situazione tra Ucraina, Russia, Russia, Ucraina. In particolare, l'attuale presidente, proprio dell'Ucraina, avrebbe detto la pace. Con la Russia sarà possibile solo se vedrò, solo se incontrerò Vladimir Putin, l'attuale presidente russo. Intanto vi ricordo che il soldato russo Vojislav Vadim è stato condannato all'ergastolo, carcere a vita, per crimini compiuti di guerra. E vi ricordo che il fuoco russo, cioè della Russia, quindi è stato esploso, è stato creato proprio sul Donbass, e gli stessi russi hanno fatto sapere che sarà come a Mariupol, la situazione sarà la stessa. Il fuoco aperto rappresenta a tutti gli effetti una situazione di negatività, no? Si vuole distruggere, si vuole annientare per l'appunto l'Ucraina, andando anche a creare, chiamiamola, una zona franca, o meglio una zona dove si può andare letteralmente a creare danno ingente, disastri, morte, terrore, seminari panico, paura e chi più ne ha più ne metta. Insomma, Zelensky comunque fa sapere che la pace sarà possibile soltanto se ci sarà un incontro, solo se vedrà Sua Maestà Vladimir Putin, l'attuale presidente russo. Da Nato Italiano è tutto, iscrivetevi se vi va, commentate, ciao a tutti.